Attimo di pazienza, ne ritorniamo subito subito. Sto verificando che tutto funzioni correttamente. Fabrizio Dab 1 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Grazie mille, buon pomeriggio a tutti e bentornati, grazie per l'ospitalità, grazie per l'hosting, benvenuti. 1RGK539 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Grazie mille, thank you so much, benvenuti. Allora, io penso che qua. Ok. Ok, allora mi sembra che per il momento stia tutto a posto. Allora facciamo un attimo una prova del sound alert e verifichiamo che tutto funzioni e poi continuiamo. Vediamo un po'. Ok, perfetto. Ok, allora. Allora, sono le 16:30 qua nel gioco. Allora, ecco, piove ovviamente. Ha smesso di nevicare, adesso piove. Allora, adesso vado in farm, poso la macchina qua e vado a recuperare il quad che ho acquistato poco fa al concessionario qua. Ah, quindi è molto dopo, vedi? Molto molto dopo, ecco. Là Singa Straight. Singa da stato. Allora, andiamo a recuperare il quad perché il quad sarà il mezzo che ci permetterà di muoverci anche più in maniera più agile. Ma questa, mamma mia, com'è piovuta l'acqua a terra. Guarda qua, bella questa novità. Pantani d'acqua si creano, bello. Tra l'altro non si creano in tutti i punti, ma si creano appunto nei punti pianeggianti. Vediamo un po'. Neanche i suoni, fra l'altro, di questo si sentono. Si sente l'acqua che cammina sotto i piedi. Allora, qua siccome c'è il rischio di beccare qualche orso. I nostri amici amiche Rin se ne sono andate, giustamente. Oh, ciao! Anche il cervo, non so come si chiama, il camoscio, fa il passo dell'orsacciotten. Orsacciotten, orsacciotten, wunderbar. Ecco qua il nostro quad, almeno così. Ah, questo c'è mezzo serbatoio, mamma mia, sono sprecato. Allora, vediamo un po' in prima persona. Andiamo a fare il primo pieno al quad, così quando dobbiamo andare a consegnare tipo 6 pezzi di qualcosa, tipo. Oppla, no, mi sono ripato. Vabbè, meglio così. Almeno se devo andare a consegnare 6 borse di qualcosa, posso sempre prendere il quad che apparentemente dovrebbe essere anche un poco 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 più stabile, ma
me lo ricordavo decisamente più stabile. Oggi spese pazze. Mamma mia, in prima persona. Oh, ho smesso di piovere, si nota ancora la traccia dell'acqua. Beh, hanno fatto un bel po' di cose belline, dai. Allora, mo devo andare a controllare però. Devo andare a controllare le galline. Mo io riempio un'altra volta perché non so perché, ma posso, questo l'abbiamo riempito. Ho capparocero, allora. Colonnella, colonnella, allora. Ho lasciato un latta qua fuori, vero? Dov'è che l'ho vista? Eccola qua. Questo qua mo quasi quasi. Che ha fatto? No, che ha combinato? Un bug. Ah, già l'ha creato. Ah, forse erano due forme che non erano uscite prima, un po'. Ok, questo è put, quindi lo posizioniamo qua, poi lo andiamo a riempire. Scendiamo la luce. Naturalmente. No, che ho fatto? Aspetta, questo. Ah, giusto. Ecco qua. Siamo a 7. Allora facciamo una borsa di queste qui. Eccoci qua, una borsa con il caio o la caiata. E poi il resto lo facciamo a formaggio. 1, 2. Il tempo vola qua. Vola, 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 l'ape Maya. Tanto Gaia. Il caio stagionato che diventa formaggio. Un altro. Solo un altro. Anzi, quasi quasi. Nel frattempo però mo scarico perché bagnato a terra. Opa. La giornata del caio, vabbè. In tutti i casi lo vado a vendere. Ok, allora questo, prendiamo questo, lo sistemiamo qua. Allora questo lo portiamo, lo poggiamo qua sopra. Che altro c'è da fare qua? 7, vabbè, mo completiamo questa, dove ste vuoto, ok. Mettiamo qua.
Allora facciamo quest'ultimo con quest'ultima forma di caiata e poi andiamo avanti. Poi domani mattina andiamo a vendere. Allora, andiamo nell'asina che sta qua. Non ho capito che ho visto. Mi spegne sempre la luce. Dove si accende la luce? Ah, questa addirittura sta senza lampadation qua. Ok, allora andiamo a dormire. Dormiamo, dormiamo. Funda, 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 funda,
Allora andiamo a vendere il caio qua. Poi mi sa che andiamo a fare un po' di cacciagione. Oppala! Voilà, il trucco c'è, ma non si vede. Sarei potuto andare con il quad, eh sì, babbo, come non detto. Ma questa di quad effettivamente non l'ho nemmeno utilizzato. Ottimo anche la replica. Nessuno di quando Kayata 1,6, ottimo. Vai. OK. Allora facciamo una cosa. Andiamo al ranch, andiamo a prendere le casse, andiamo un po' a caccia. Andiamo a vedere un pochettino di ripristinare. Ciao, Scherpiatten, wunderbar, ja. Allora, però prima devo andare ad assicurarmi di aver riempito le mangiatoie. Ai nostri animalozzi. 150. Abbiamo riempito. Perfetto. Allora, andiamo a prendere un po' di borse frigo, non si può mai sapere. Orsacciotte, orsacciotte. Ecco qua, facciamo un po' di riscaldamento prima di andare a fare questa piccola battuta di caccia. Ovviamente io sono contro la caccia, ma in questo gioco diciamo che per guadagnare un extra al momento la cacciagione porta qualcosina in più a livello economico. No, cappa, allora mo devo passare. No, io direi quasi quasi. Andiamo subito a fare un po' di esercizio. A fare un po' di wunderbar. Ja, wunderbar. Oh, vai.
Capriolo, ho fatto una capriola. Allora, fortunato, eh. E qua ci siamo divertiti lunedì sera insieme a Chiara underscore error, insieme al mitico La Zappa Storta alias Talebano. Vabbè, ci troviamo, prendiamo due proiettili e poi insieme a Gippo 23. Veramente è stato uno spasso. Veramente è stato spassoso. Mi sono divertito. Allora, punta paga, ya. Allora, 1, 2, 3, 4. Che altro devo prendere? Allora, voilà, Johnny, carissimo, comment ça va, Johnny? Bon pomeriggio a te. Buon après-midi a toi, Gianni, come dicono i francesi, Gianni. E oggi andiamo a caccia. Dopo il periodo invernale, diciamo che. Dove stanno sti qua? Ho pagato? Ho pagato? No, non ho pagato. Dicevo che dopo una lunga sessione invernale, qua adesso vediamo di andare a fare un po' di caccia. Andiamo a trovare un po' di orsacciotti. Tutto bene, grazie. Tu come stai? Grazie ancora per la compagnia che mi hai fatto stamattina. Anzi, direi che cosa hai mangiato di buono. Io pasta e ceci. Una specialità. Come si dice a Napoli, mi sono consulato, ah, ma anzi, mi sono allegriato. Infatti, veramente al bacio. Allora, mi sta perdendo. Dov'è? Ah, era di qua, era, ecco. Mi ho sbagliato strada prima. E andiamo a fare un po' di esercizio orsacchiotten. Questa volta però in solitaria, solitamente lunedì sera, qua sul ranch, ops, ci vengo insieme alla Zappa Storta, a Gippo 23, a Chiara underscore error 404 e ci facciamo due risate. Anzi, in realtà lunedì sera ne abbiamo fatte soprattutto sul finale, così tanto, mamma mia che. Che mi sono venute le lacrime agli occhi, ho riso così tanto io lunedì sera. Ci siamo veramente divertiti e poi il finale è stato scoppiettante. E questa è la famosa zona Orsacchiotten, e qua dobbiamo prestare molta attenzione perché questi, eccolo, uno sta là per esempio. Allora, mettiamo l'auto in un posto. Ecco qua, tipo qua. Iniziamo a fare. Oh, guardiamoci intorno. Orsacchiotten. Zuzu. Mi ha visto? Non mi ha visto? Zuzu. Orsacchiotten. Zuzu. A zuzu. Oh. Orsacchiotten. Non fare cattivona. Zuzu. Queste però mi fanno la pella. Ma ce ne sta uno là. Ma quasi sicuramente ce ne sta uno imboscato da qualche parte. Ui ui. Orsacchiotte. Zuzu. Mi ha visto? Non mi ha visto? Zuzu. Zuzu. E questo mo mi fa la pella. Zuzu. Zuzu. A zuzu. Questi sono pericolosissimi. Andiamo a vedere se ce ne sta qualcun altro là. Questi veramente quando attaccano, e chi li ferma più? Oh, frat tuoi. Allora, solitamente se ne trova sempre qualcuno qua giù. Qua oggi non so se si vede dall'esterno, c'è una cosiddetta lenza di sole, però
diciamo che fa freschette. Da voi com'è, nuvoloso? Beh, che il clima si è raffrescato un po' ovunque. Dopo un bel po' di giornate qua, insomma, un po' nuvoloso, un po' così. Almeno qua per il momento, insomma, è leggermente migliorato, ma comunque freschette. E beh, era pure ora, insomma, siamo. Ai ai ai. Mica piove. Oh caccio, qua c'è orsacciotte, me ce ne sono due, compare Johnny, qua ce ne stanno due, che se mamma fanno una pelle, fui fu, meglio ritornare giù, dai dai dai, dov'è? Eccolo lì, dai. Il famoso salto dell'orsacciotten, Wunderbar. Ho visto un altro orsacciotto da qualche parte là. Ora non so se ho visto male, ma ho visto. Hai visto? Vieni qua. Vieni qua. Mamma, ecco. Aspetta, guarda, allora ci avevo visto bene che erano in due che mi sono venuti incontro. Vieni qua, non mi prendi, non mi prendi. Ui. È un periodo un po' così, ma aspetta un attimo. Ah, qua se metto e interrompono, no. Mi aiappano. Il meteo, insomma, è così, è un po' strano sto tempo. Veramente strano. Hanno tolto i girasoli qua. Ah no, forse riappaiono. Vediamo un po'. Guardiamoci alle spalle queste. Ah no, mi sa che le hanno proprio tolte. Questa è un'altra farm del gioco, ma non ho capito bene quando è che l'apriranno. In televisione qualche settimana fa hanno fatto vedere delle immagini di persone che si facevano il bagno nel mare. Ora non so se erano riferite alla Sicilia o altro. Stamattina c'era il sole, ora sembra che di avere una bufala. Aia! Stanotte qua, dalle mie parti, ha tirato un vento fortissimo. Fatta una raffica di vento incredibile, tant'è che. Sì, siccome c'è un'antenna del CB sul tetto qua, ho temuto che si potesse spezzare, nonostante quella in fibra di vetro resina. E quando viene sollecitata troppo si spezza, però fortunatamente diciamo la parte della trasmissione è un cavo, è un filo che corre all'interno di questi tubolari di fibra di vetro qua, insomma, e quindi almeno quello non si rompe il cavo che l'ho regolata secondo le istruzioni, secondo le misure. È strano, guarda, Johnny, è un periodo che da 2 anni a sta parte che il clima veramente non si capisce più. Non si capisce più perché intanto questi venti così forti, tutte queste cose qua, mi sembra che non fossero, non appartenessero o non appartengono al clima, diciamo così, del sud. È più un clima tropicale. Spero che non arrivi la bufera, perché poi le bufere stesse fanno danni.
fanno veramente danni ingenti e qua dobbiamo stare quieti, quieti. Andiamo a visitare un attimo la farm qua. Dove di qua? Sì. Quello mo stanno pure sti tifoni, ste trombe d'aria qua che fanno parecchi danni. E non pochi danni. Oh, qua. Ma qua si può costruire. Qua escono gli orsacciotti. Andiamo un attimo, fammi vedere un attimo una cosa. No, ok. Giustamente. Ok. Chissà se in futuro metteranno sta farm in vendita qua. Almeno ci trasferiamo. Anche se questa zona qua, mamma mia. È piena zeppa di orsi. Qua appena metti il muso fuori, anzi il naso fuori dalla porta, rischi di trovarti un orsacciotto. Orsacciotto qua. Questi orsi enormi in casa. Io per esempio, ora ritornando un attimo al meteo, io per esempio, quando ci sono le raffiche di vento forte. E mi preoccupo dell'antenna. Al di là dei fatti danno che diciamo la rega, perché che se è la seconda antenna che cambia. Allora, anche se l'ho controventata l'altra volta, pare che non so se si è spezzato un filo, non lo so, o se si è sciolto. Mi si è trovata l'antenna che era 7 metri e mezzo coricata sul tetto. Però il cavo fortunatamente non si è spezzato, quindi quella lì la posso sempre recuperare. Dovrei tagliare, andare qua al ristorante, dovrei tagliare lo stelo, dovrei accocciarlo di 4-5 centimetri, perché è l'area in cui si è spezzato, si è rovinato, è più o meno su 7 centimetri, quindi. No, 7 centimetri, scusa, mi pare che sono 4 centimetri o 3 centimetri. Ma dai, un po' di più perché almeno sono sicuro che la parte che si è danneggiata si è risollecitata quando la rimonterò o qualora dovessi utilizzarla per un eventuale, come si dice, contest radio, soprattutto il periodo estivo, che c'è una maggior propagazione delle onde elettromagnetiche nell'atmosfera, quindi mi diverto anche con i 4 watt in antenna. Ho collegato il Brasile, il paese più lontano. E insomma, mi sono tolto delle belle soddisfazioni. Ovviamente, se non ci sono, diciamo così, i cibisti o radioamatori che loro utilizzano il lineare, quindi dei booster, diciamo così, e degli amplificatori che permettono a loro di uscire con una potenza maggiore, allora riesco a farmi sentire. Ma in questo momento la propagazione dorme. Giustamente. Allora, qua vento. Ok. Qua mi fa un grosso difetto delle luci qua quando entro in questo ambiente. Accendiamo. E questa qua praticamente ho riadattato, ho creato una stalla fatta da me perché 3 settimane fa praticamente ho trovato tutti
tutte le mucche, tutti gli animali praticamente che sono sta fatta cartella e ho perso veramente un sacco di soldini. Qua ci ho fatto un bel recinto largo alle galline, così sono belle larghe. Allora, intanto devo mungere le mucche. Oh, mi sembra che ci sia Sofì. Anna Sofì, buongiorno. Venite un attimo qua. Non mi dite niente. Grazie assai. Questa è la Titina. Prego, prego, venite un attimo. Facciamo un attimo l'estrazione del latte. Voilà. Oh cacchio, è piena. Azzo, 14 litri. Ah, e quindi non sono più 7 litri ognuno. Ah, e quindi qua queste le riempiamo subito. Ottimo, ottima scelta. Tina, vieni. Vieno, zii. È gravida. Oh, è gravida. Caspiterino, è gravida. Allora, questo devo portare fuori. Andiamo a fare un po' di formaggio qua. Allora, abbiamo detto 3 Willai piani, carissimo, buon pomeriggio. Noi qua stiamo cercando di fare qualcosa di un poco più light, qualcosa di un po' più tranquillas. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società Agricola Bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio. Mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. Eccoci qua, abbiamo fatto anche la publicity, come dicono i cugini francesi. Mi fa piacere che avete apprezzato. So che non è proprio il massimo, però almeno diciamo ci ho provato. Ora bisogna soltanto vedere un pochettino se riesci a trovare anche un emittente radio locale che ti faccia anche un buon prezzo. Ho cercato di farlo anche, diciamo, non troppo lungo perché diciamo che mi sono studiato bene la cosa e quindi diciamo che è come se ci fossero le emittenti radio ti fanno delle specie di tariffe, quindi vanno anche a tariffare
a tempo della registrazione, quanto dura e poi quante volte viene messo in onda lo spot. È per questo che ci ho impiegato un po' più di tempo e ti chiedo scusa, però ho dovuto vedere bene sta cosa e poi ho avuto la botta di ispirazione, il tempo di trovare tutto quello che mi serviva e poi nel giro di qualche ora sono riuscito a mettere su, insomma, lo spot. Speriamo che possa portare fortuna all'azienda. Che stamattina ne parlavo Johnny, l'amico di cui ti parlavo stamattina dell'azienda Bio, i piani gaming, ecco, è lui. E stamattina proprio con Johnny stavamo parlando del fatto che ultimamente il bio viene decantato, ma non sempre è un bio vero. Diciamo così, è soltanto sull'etichetta, soltanto per magari per alzare i prezzi e soprattutto magari sono anche le materie prime non sono nemmeno di origine italiana, quindi la qualità dei prodotti e tutto quanto non è paragonabile al Made in Italy. Proprio stamattina, mentre stavo su farming, stavo arando il campo e stavo dicendo che mi stavo organizzando per fare tutto bio con il concime delle vacche, cose. E io ho descritto un po' l'azienda che ho visto su un video su YouTube. Ora non ricordo come si chiamava lo youtuber che gli ha fatto vedere, spero che fosse, era tu, comunque fossi tu, il trattore cingolato là, quello antico, comunque bella azienda, ho visto le balle di paglia, bella veramente, infatti là mi sono guardato quel video pure per prendere spunto. Brigitte Bardot. Bardot. Brigitte Bardot. Bardot. Brigitte Bardot. Mettetela con questa litania! Mi dai nervi! Wella Fernbus, carissimo, buon pomeriggio. Ben ritrovato, grazie per i bitterozzi qua. Stiamo facendo un po' di formaggio qua, a muffa bianca, queste sono quelle che ci pagano un po' meno però. Allora, questo lo mettiamo fuori. Allora, 20 e 23. Ah, volevo farti vedere una cosa, piani, guarda. Ho creato una stalla doc per le mucche qua. Qua c'è il torello che si chiama Totò. Allora, siccome nell'ultima puntata OK Fernbus, poi più tardi come al solito ti vengo a trovare e ti dicevo i piani praticamente, siccome mi sono schioppate tutti gli animali nell'ultima live, praticamente siccome la stalla normale aveva il bug che nevicava all'interno, ho pensato che fosse il problema e che il problema fosse il riparo. Invece, insomma, così ho detto: mo costruisco una bella, un bell'ambiente largo, così loro possono stare bello a coperto. E infatti, mo sono cresciute pure le mucche, fra l'altro, e mi producono anche il doppio del latte rispetto a prima, eh. Da 7 litri mo ognuna me ne produce 14. No, ma so proprio. Me le sono trovate a terra che non si alzavano più. Sono andato vicino e usciva la scritta Spella. Ha detto no. Ma tutti, pure le galline, il cavallo. Cioè, il cavalluccio bianco che avevo denominato Napoleone, pure quello. Ma sai chi è andato a terra? L'ho trovato. L'ho
L'ho trovato là, fermo in mezzo alla neve, ho detto io, Napoleone, ma che fai? Mi hai lasciato? E quello mi ha abbandonato. Ah, ma è un freddo pazzo, eh. Mamma mia. Aspetti, devo continuare a fare di formaggio qua. Ma è perché non ti piace o perché ti sei un po'... Come dire, per il fatto che più lento, mo forse non ti garba più come prima. Che quello effettivamente, per chi come noi non ci ha mai giocato con la season, è un po' più problematico. Però secondo me vale la pena. Ancora portarla. Allora, qua mo. Ah, ok. No, ma sui server mi sa, eh. Questo sì, mi sa che sono proprio i server, perché anche l'altro giorno, mentre io stavo facendo la live, la stessa cosa. Non riuscivo, quando è stato? Ieri mi pare, con Zappa, è venuto nella partita e c'erano problemi di sincronizzazione. Cioè praticamente... E mentre io vedevo, stavo avvolgendo le balle e tutto, lui non vedeva la partita fluida, infatti ha dovuto guardare il tutto dalla live mia. Quindi se il multiplayer puoi anche, come dire, puoi anche continuare, cioè nel senso non lo mettere da parte, se pure devi fare pure mezz'ora che ho beccato, che comunque hai investito e quindi comunque l'hai comprato cose, quindi secondo me bisognerebbe anche continuarci un pochettino. Oh cacchio, qua finito i formaggi a muffa play. Oi, oi, oi. Ah, truck driver, è tipo Euro Truck. È bellino, sai? Poi ti permette anche di scegliere i camion, queste cose qua. L'avevo visto, truck driver, ma quello mi pare che è recente. Come gioco, se non ricordo male, o forse ottimo, è un ottimo prodotto, ottimo il DAF. Ovviamente la potenza, diciamo così, dal punto di vista del motore è un po' limitata, però è un ottimo prodotto. Allora, quasi quasi io mi vado a comprare la muffa blu perché mi pagano di più qua. Sono ottimi i prodotti, però per esempio su Eurotruck Fernbus 08 ha appena brindato con 10 caffè. Grazie mille. Cir 10. grazie Fembus, gentilissimo come sempre. Ma non ti dovevi disturbare, veramente, tu lo sai. Apprezzo anche il fatto che stai qua e mi fai compagnia. Grande Fernbus, grazie comunque. E si ricordi bene che qui non siamo in America, qui siamo a Napoli, e come si dice, ca, nisciun e fes, ha capito? Esattamente. Allora, che dite, prendi il quad per andare all'Emporio a comprare le muffe? C'è pioggia, siccome è nuovo nuovo. Che dite? Ma sì, vai, facciamola sta pazzia. Oppla. Abbiamo quattro ruote, però stavolta però completamente scoperte. Ah, ottimo. Anche a me, lo sai, nell'ultimo periodo mi sono arrivati dei follower
quando in un 2 settimane fa, quando per il periodo delle feste non ho messo le repliche, e poi ultimamente ho la fortuna, ops, che ogni tanto mi arriva un follower offline. Allora, l'Emporio sta di là. Ah, grazie Fernbus. L'avevo intuito. E apprezzo. Oramai è un sacco di tempo che stai dando una mano al canale, quando posso, ovviamente. Do una mano anche al tuo canale. A proposito di canale, facciamo suonare poi in jingle. Fernbus quando guidi l'autobus ti ci fa ti sconfisciata le risate come sai far perché tu sei Fernbus. Esattamente, mitico Fernbus, grazie per i bitterì, abbiamo fatto cantare anche un po' la sigletta qua. Poi se abbiamo risposto. Fernbus 08 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Grazie Fanbus. Bus 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 bus. Purtroppo qua su range non fa bussare, altrimenti se fosse stato o suonare con il clacson. Ma se fosse stato su, fa come se avessi fatto un bel colpo di clacson con il Turbo Star. Che se l'hanno fatto silenzioso sto gioco. L'hanno fatto molto silenzioso. Noi oggi abbiamo acquistato il quad finalmente, Fanbus. Se ne voglia più. La macchina è bella e tutto, però questa qua. Un po' di acqua in testa. È proprio il top. Ho preso 12 confezioni. Così. Mo metto, faccio un po' di formaggio muffablé. Ah, soprattutto fammi vedere un attimo il ristorante che cosa chiede. Allora, qua mi pare che non c'è più niente. Ok, andiamo a vedere un attimo il ristorante che cosa chiede. Speriamo di non ribaltarci qua. Truck drivers, bello Fernbus. E poi lo spettacolare Bus Simulator, quando è che lo porti? Mio gioco preferito. Nel ruolo del controllore investigatore. Formaggio a muffa bianca. Pollo, salsiccia di manzo. Aspetta, salsiccia di manzo forse. Forse ci ho conservato qualcosina. Andiamo a vedere. Bello, ottimo. Stasera ci divertiamo un pochettino con Truck Driver. A proposito, a che livello sei arrivato poi con i contratti? Visto che l'altra volta hai fatto un contrattone esagerato, come si dice in gergo. Un grande contratto, un grande trasporto hai fatto. Caspita, quindi stai parecchio avanti. Presto ancora. Vediamo se riusciamo a recuperare qualcosì. Nel frattempo scarichiamo un po' delle muffette qua. Ok, le muff 16, ottimo, ottimo, ottimo
Ottimo risultato, Fernbus. 16. A map. A mappa, oh. Eravamo 16. Alla fascia del bicarbonato di sodio. Come direbbe il grande Totò. Un ottimo risultato. L'importante è che quando ne fai più di 0 è sempre un'ottima cosa. Ah, giusto, giusto. Che è un gioco nuovo, fra l'altro. Mi ha fatto spassare ieri Venomous, mi ha fatto divertire. Allora, salsiccia di manzo, se non ricordo male, yeast. E quelli si vede che sono giochi atipici, ma sono simpatici. Pollo, carne di pollo, maia. Ah no, allora non ce l'ho. Allora, maiale, che l'è? Pollo, ok. Facciamo un po' di salsicce qua. Ottimo. Ottimo, The Sims. Mi sono divertito la volta scorsa. Bello The Sims. The Sims è complicatuccio, sembra facile, ma non lo è in realtà. Soprattutto quando devi interagire con i personaggi, là, mamma mia. È un po' strambo. Però poi tu lo sai, lo porti bene, quindi ci vai divertire. Fernbus 08. Eh oui, Fairbus. Et comme c'est dit. Allora, vediamo un po'. Prendiamoci un piccolo caffettino. I sound alert non funzionerà più. Ui, come mai? Fairbus. E c'è un po' di lag oggi. Caffè patacca, il caffè che spacca. Esattamente. Allora, questi ce ne sono 12, ok, quindi questo mo salame, salsiccia di maiale, ok. Mettiamo qua. Portiamone. Comunque. È vero, Feus, ma tu sei genuino, ti ho detto. Le persone poi, quando imparano a conoscerti bene, poi apprezzano. E quindi mi sembra pure giusto e sacrosanto che quando arrivano gli elogi, grande Fernbus, ce li, come dire, vinci i tuoi trofei, vinci le tue gare. Gare, insomma, i tuoi, il tuo modo di fare è simpatica, quindi le persone apprezzano e sei genuino, genuino e originale. Fernbus di Fernbus 08 ce n'è uno solo.
Fembus zero huit. Hoppala. Hup. Hup. Allora, qua, scusate, allora abbiamo preso questa salsiccia, questo salame, salsiccia, perché siccome essiccata diventa salame. Quindi, sì, direi di andarla a vendere, così, così recuperiamo qualche altra cosina. Allora, quindi. Boh, quasi quasi. Salsicce, salsicce. Poi mi sa che devo costruire ancora qualche tavolino qua. Funicolare senza certo. Ah, miseria e nobiltà. Funicolare senza corrente. È un grandissimo sketch. Allora, però prima devo andare a la prima cosa che devo fare. Ecco qua. Riempiamo le mangiatoie, altrimenti poi le mucche ci abbandonano. Whoop, 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 runner style, whoop. Run stai, sexy lady, whoop, whoop, whoop. Allora, un attimo solo. Vediamo. Sperando che non droppi. Allora, andiamo a recuperare i secchielli. Mi stanno tentando di fare una serie su base. Beh, in effetti sì, Fembus, perché poi comunque sei portato, voglio dire, se te lo chiedono vuol dire che apprezzano e gli piace pure il modo di come guidi l'autobus. Ferbus, 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 Fernbus. Sedici a 16 nel gioco. Nel dubbio qua scendiamo tutto. Meglio caricarle più di una volta qua, perché l'ultima volta mi sono scordato anche di andare a rabboccare qua e me li sono trovati tutti piegati sul lato. Ecco qua. Speriamo di non ribaltarci qua. Visuale in prima persona non è proprio il massimo. Oppala! E ci siamo ribaltation. Ah no, si è buggato. Meno male. Oppala! È vero, Fembus, scusami se leggo con un po' di ritardo i messaggi. Comunque sì, è vero, ma io pure io mi diverto sempre. Ho detto quella sera, una delle tante sere che ti ho messo come sottofondo durante la preparazione delle mappe, io ho sbagliato un sacco di volte. 2100 dollari. Non male, 2160. Ottimo.
Ok, vai tranquillo, Felmus. Fai con calma. Oppala, ribaltation. E voilà. Però devo cambiare colore a sta moto. Troppo. Allora, vediamo un po'. Luminosità. Voilà, ottimo. Molto più caruccio così. Il verde è un po' bello, però è spento. Oppala! Ho preso il palo, fratelli! Quasi vorrei progettare una cosa, vediamo se si può fare. Allora, così ci divertiamo un pochettino pure ogni tanto. Allora, ok, poi mettiamo questa, vediamo se riusciamo a fare qualcosa di divertente. Tetto in legno, no, eccola qua. Vediamo un po'. Allora, un po' di legna dovrei averla, eccola là. Vediamo se riesco a fare una cosa un po' pazza. Acquistato questi legni, questa legna in più. Ah, questa è quella che mi ha avanzato, sì. Allora vediamo se avete capito cosa voglio fare. Passiamo un attimo qui là sotto, prendiamo una bella rincorsa e poi testiamo un po' gli ammortizzatori del quad. Via. Oppala, wow, bello sto salto. Interessante. Rifacciamolo un'altra. Attacca il caffè che spacca. Esattamente. Ui, Pitti, buon pomeriggio, anzi buonasera, buongiorno. Caro Pitti. Pitti style. Whoop. Pitti Nation. Whoop. Carissimo Pitti. Come stai? Voglio tutto a posto. Qua stiamo cercando di portare avanti l'avventura. Vediamo un po' se riusciamo a saltare la rampa qua. No, mancato. E qua sarà una bella sfida, interessante. Però l'ho messo in una posizione un po'. Vediamo un po' se riesco a saltare. Mettiamo in prima persona qua. Oppala, interessante. Vediamo se riesco a superare il record. Mettiamo la visuale in prima persona. Pitti, cioè sto per battere il mio record personale. Aspetta, devo prendere bene la rincorsa.
stavolta mettiamo la visuale in prima persona. Via! Body cross, anzi di trial. Stavolta l'ho preso un po' maluccio. Mo scarico un attimo i pacchetti qua. Facciamo passare la notte e ci divertiamo un pochettino sul campo da cross qua. Anzi, facciamo un po' di bike trial. In stile, aspetta, qual era quel Fast and Furious là? No, aspetta, chi era che tirava il freno a mano? Mi sembra fosse Jim Carrey in Una settimana da Dio, se mi sbaglio. Parcheggio perfetto, che tiri il freno a mano e la macchina si parcheggia. Precisa, precisa. Allora, quasi quasi mi metto a dormire qua. Ah, è bravo, Ace Ventura, bravo, bravo. Parcheggio perfetto. Rifacciamolo un'altra volta per chi si fosse appena sintonizzato sul canale. Qui in diretta. Eh sì, vediamo un po'. Pam parapam pam parapam. Kit. Wow, ah, ecco Kit era supercar. Bravissimo. Ah, allora sei più o meno, non dico coetaneo mio, ma allora hai visto pure tu questi film qua. Via. Tutti su, tutti su, tutti su. Via, 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 via. Oppla. Bang. Ok, però adesso andiamo a vedere un pochettino qua. Allora, intanto muovete un attimo a mungere le vaccozze. Eh sì, poi c'era anche il A-Team, non so se te lo ricordi, il A-Team. Allora mo ci facciamo un bel po' di formaggio ammuffabile, perché ce lo pagano bene. Nel frattempo qua come stiamo messi? Oh, muffa bianca, muffa, tutta muffa bianca. Questa ancora a stagionare. Asar, mamma mia, MacGyver. Quando non si andava a scuola c'erano queste serie, questi telefilm qua. Kit è brave. Poi c'era anche i Chips, e quello pure è uno spettacolo. Veramente mi divertivo con loro. Ponciarello, l'altro come si chiamava? Baker mi pare, l'agente Baker. Mamma mia, voglio, non so voi in quale anno, diciamo così, di quale anno siete, però prima, quando c'era poco, quando niente, ci divertivamo veramente tantissimo. Oggi con tutta questa tecnologia a volte manca pure un po' di inventiva, e me ne rendo conto perché quando dobbiamo fare qualsiasi cosa andiamo su Google, digitiamo, che ne so, tipo giochi per la festa di compleanno, e ci andiamo a cercare la soluzione. Mentre invece prima, magari, che ne so, c'avevamo un elastico, che ne so, i bicchieri di plastica con lo spago. Voi cosa ci facevate? Bicchieri di plastica e con una piccola cordicina di spago. Vediamo se anche voi avete capito di cosa sto parlando. Secondo me qualcuno di voi già forse già l'ha intuito.
Volete un aiuto? Bravo, ecco, per esempio anche questo. Per esempio noi non avevamo... C'erano magari anche i gambetti di calcetto, queste cose qua, però siccome magari stavano anche lontani e magari i nostri genitori non ci potevano accompagnare, allora per esempio io nelle campagne o nei giardini, insomma, uno si fermava e si faceva una specie di campetto, che a volte potevano essere, che ne so, tipo due vasi con le piante. Quanti vasi con le piante sono stati rotti? Oppure due secchi, due zainetti, quando tipo si finiva la scuola, sai? O magari, come si dice da queste parti, si faceva filone. Adesso escono solo e sono cambiati, Pitti. Diciamo che la generazione odierna è molto più smart, diciamo, forse perché sono nati con la tecnologia, sono nati digitalizzati, mentre invece qualcuno di noi, magari, che ne so, il primo computer è stato il Commodore 64, o magari, chi aveva la fortuna ha avuto il VIC-20, l'Amiga 500, sai, computer che erano un po' più, un pochettino più d'elite, ma diciamo così, se si può dire così, avevano il loro costo. E quindi poi, se penso pure alla grafica di una volta, noi per esempio la grafica delle console da gioco degli anni fine 70, inizio 80, anche 90, prima dell'avvento del Sega Master System 2, la grafica era 8 bit. E se rivedo quei giochi oggi, dico, ma come facevamo a passare tutte quelle ore tipo nel bar a giocare ai videogiochi, quelli lì, sai, i cabinet, che tu mettevi la 200 lire e ti facevi la partita, il flipper. Cioè, alla fine credo che sia abbastanza complessa, è difficile riuscire a far capire, cioè più che far capire, a far immedesimare la generazione digitalizzata di come noi con poco o con niente riusciamo a fare delle cose. Non si può spiegare, perché noi non avevamo niente o avevamo pochissimo, e quindi dovevamo arrangiarci con quello che ci avevamo. Se poi potrei farvi scendere anche una lacrimuccia, per esempio i primi telefoni cellulari, io per esempio, o la maggior parte di noi, adesso c'è internet ai minuti limitati, gli sms, anche se gli sms non si mandano più, gli mms. Ma voi vi ricordate la Christmas card, la summer card, dove c'erano le famose offerte, ecco, quelle lì che adesso ti propongono all inclusive, diciamo, con un piano già predisposto. E noi, ovviamente, quello era il momento in cui uno più poteva mandare gli sms, gli mms, che costavano, mi pare, 1.000 lire l'uno, se non ricordo male, cioè un mms. E quindi alla fine noi, per comunicare, non so voi, ma ci si faceva gli squilli.
diciamo che uno squillo all'epoca, soprattutto quando c'era del tenero, significava ti sto pensando. Ora, se uno ti fa lo squillo, crede che tu abbia provato a chiamarle, quindi potrebbero anche pensare per dire ma guarda un po' sto pezzente. Sono cambiate tante cose. Col tutto già bello e pronto, diciamo che alla fine l'inventiva scarseggia un pochettino. Oh, che bell'agnolino! È nato cuccioletto. E comunque i tempi sono cambiati, questo sì. Abbiamo bambini veramente che molto molto svegli, a parità di età, diciamo per le generazioni passate. Questi sono veramente mostri tra virgolette, nel senso buono, nel senso che sono molto molto svegli. Guarda Sofì. Finito? Ah, finito perché si è riempita la latta. Ok, grazie cara. Ecco qua. Grazie. Titina. Oh, guarda questa. Oh. Vabbè, dai. Volante. Ok, 14. Allora, mo manca Tina. Dov'è? Eccola qua. Ah, lei è ancora Graita. Vieni, Tina, vieni. Tina picca. Ovviamente questi sono i nomi delle mucche qua. Dato il nome degli attori, diciamo attori e attrici partenopei, insomma, che hanno reso celebre la città di Napoli e la Campania in generale. Allora, Titino ha fatto, poi Anna Sofì. Mi manca uno. Donna Sofì. Ecco qua. Titina, abbiamo fatto il passaggio? Vediamo un attimo. Ok, abbiamo già fatto. Apposta. Ok, ne sono tre, quindi sì. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società Agricola Bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio. Mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. Grazie Fernbus, grazie per aver fatto suonare lo spot pubblicitario dell'amico I Piani Gaming. Allora, 28, quindi questa mi sa che 14 liri, giusto giusto se si riempie questa. Ok. Aspetta, però in tutto questo
Allora, qui devo andare a prendere le etichette. Allora, ho messo Totò. Solo che non so mo se questa è maschio e femmina. Quindi mo devo aspettare prima che cresce. Sì. Vabbè, intanto metto l'etichetta così. Poi vediamo. Se è mascolino lo chiameremo. Se è maschietto lo chiamiamo Edoardo. Anzi, Edoardo. In omaggio ad Edoardo De Filippo. Ah boh, per il momento questa. Brigitte Bardot. Mettetela con questa litania! Mi dai nervi! Per il momento l'ho chiamato boh, poi vediamo. Allora. La mappa è come vuole il tempo qua. È incredibile. Ah, e qua c'è ancora altra legna. Allora, fammi vedere un attimo una cosa qua. Questi come stanno messi? Ok. Sono... Dovrei averne costruite a sufficienza. Vediamo se riusciamo a pulire. Oh, ma quanti galli ci stanno? Caspiterina. Pazzo, c'ho più galli che galline. Qui Fanbus, grazie ancora per Brigitte Bardot. Grazie per i bitterini. Allora, vediamo se c'è rimasto. Beh, qua è Prest. 15:53. Allora, mo facciamo un esperimento. Ops, scusate. Allora, prepariamo le salsicce, ma metteremo un ingrediente extra in queste miscele qua. Ecco qua. Poi facciamo così. E vediamo quando ce le paga. Facciamo un esperimento stavolta, perché teoricamente se aggiungo un ingrediente dovrebbe aumentare il prezzo, o meglio volume. Ecco qua, dovrebbe aumentare il costo, quindi prendiamo un uovo, ecco, dovrò ricordarmi, anzi queste le metterò da parte così. Mi ricorderò di aver aggiunto un ingrediente extra. Era un sacco di tempo che volevo fare questa cosa, l'avevo accennato anche a Gippo, che
Avrei fatto l'esperimento, quindi vedremo, vedrò un pochettino. Di quanto andrà ad incrementare il costo. Quindi farò casse da. Allora, queste ma ce ne sono un bel po', ne farò una parte con le uova e una parte senza uova, così potremo capire. Quanto in più ci andremo a guadagnare? E quindi potrò dire a Gippo, chi per esso sia, che guarderà anche questo video su YouTube, vedremo alla fine di tutto questo il guadagno extra. Ecco, abbiamo messo l'uovo. So now we'll check and see if I will gain extra money using eggs inside the meat or not, and I will produce a couple of different sausages, and I will track selling different sausages. Selling them to the restaurant, I will check how much extra money I will earn, and so I will finally say to my friend Gippo if it's a good way to earn extra money or nothing or not. Et alors j'étais en train de dire à penser, j'ai pensé de. Je suis en train de faire les saucisses gourmandes. Donc je vais faire une sélection de saucisses. Donc je vais faire des saucisses standard et puis je vais faire les saucisses que j'ai utilisées avec les œufs. Je vais voir combien je vais gagner en extra. Non, que fait la courpette. Excusez-moi, j'étais en train de réfléchir en italien. Et j'ai fait la poupiette. Alors, je disais que mon ami Gippo, il m'avait demandé si c'était possible de faire une sorte de saucisse gourmande. Et je suis en train de la préparer. Je suis en train d'utiliser les œufs. Je vais voir. Combien le restaurant il va me payer les saucisses. Je vais faire donc deux sortes de saucisses, la standard et celle-ci la gourmande. Et puis je vais voir naturellement. Si ça vaut la peine ou pas. De faire. Donc j'ai les œufs et je peux les utiliser naturellement quand je n'aurai pris d'un nombre suffisant pour produire assez de produits. Et voilà. Secondo me una percentuale in più ci vuole, soprattutto salsicce frische. Oh, quanto mi piace produrre. E guarda caso, le produciamo sempre quando il sole cala, quando calienta il sole. Quando calienta il sole sulla playa. Le salsicce gourmet di Zio Tablo.
Ecco qua. Raccomandare abbiamo fatto con me 12. Ok, quindi mo facciamo questa. Vediamo quanto guadagniamo, perché se così poi faremo un altro esperimento. Non vi accenno ancora a quale tipo di esperimento, ma aggiungeremo un altro ingrediente. E quindi andremo a fare tipologie differenti di salsicce. Ecco qua, allora questo. Anzi, quasi quasi questa la prendo, perché tanto... No, è piena? Sì, è piena. Mocca pallura. Mo' ci facciamo quest'altra qua. 3, ok. Stiamo facendo un esperimento per voi che state guardando questo video, naturalmente. L'esperimento è quello di vedere se è possibile creare dei prodotti gourmet, quindi con l'aggiunta di altri ingredienti, se il ristorante ci pagherà un extra oppure no. Qua ce ne sarà uno in meno, ma bene così. Ui, Cayman carissimo, buon pomeriggio. Mitico Cayman. Cayman Lore. Buon pomeriggio a te, Cayman. Il mitico Cayman. Un grande fattore, nel senso di... un ottimo gestore di fattoria. Ah, io c'ero quella sera. Quando hai fatto il mitico ribaltone. Mitico, mitico. E c'ero anche quando ti sei ribaltato con il trattore. Anzi, quando l'auto in realtà è passata sotto il trattore e ti ha fatto ribaltare. È stato un attimo. Ah, quello col trattore è stato storico, perché è arrivata all'improvviso, cioè mentre tu stavi attraversando, io avevo giusto intravista la sagoma della macchina, ma l'ho vista nell'angolino del monitor bassa, significava che ti era arrivato già sotto la ruota. Mamma mia, comunque hai fatto veramente una bella farm, pure tu. Veramente tu, Jason, Zappa Storta, Wopparan, veramente fate degli ottimi, fate veramente delle belle farm. Optimus Prime è sempre in giro. Chi è il Transformer, questo Optimus Prime? Aspetta, Optimus che è un trattore? Sai, mi stai prendendo alla sprovvista. Come accendere sta luce?
Allora adesso facciamo salsicce standard. Ah, ecco, Optimus. Aspetta, ma quale trattore si tratta? Che lo sai, ma mi sfugge mo. Optimus. Cacchio, lo sai, mi sta sfuggendo. E ma qual è? Optimus. Il John Deere penso non è. Optimus. Case. Mi arrendo. Ah, ottimo. Quindi hai preso ispirazione da una farm vera, grande. Beh, sì, dalle due parti ce ne sono. Ah, aspetta, ma è il camion per caso? Che io i Transformers li ho visti i cartoni mai da piccolo, però diciamo che nell'ultimo periodo sono un po' poco informati, diciamo così. Ah, il camion. Ah, sì, quello che mi pare è un Kenworth, se mi sbaglio. Il marchio del camion. Che mi pare lo tipo il camion di Kit. Il camion americano, quello con il motore sotto la cabina e non il classico mezzo pesante americano che c'è il muso davanti e c'è il motore sotto. E i Transformers, mamma mia. Un bel cartone animato. E poi all'epoca, beh, quando hanno sempre fatto i giocattoli, però c'erano proprio i robot che si assemblavano. Ah, c'era pure Voltron, se ti ricordi. Ma forse mi sto confondendo con Voltron. I Transformers pure si come si dice, si assemblavano. Che ora che sto pensando, quello mi sa che era Voltron, però. Transformers. No, mi pare che era dal film gomme, perché io veramente ne sono completamente a digiuno. Sto facendo una figuraccia. Quello è negli anni 80/90, questi cartoni animati erano veramente all'apice del successo. Poi c'era Titan 3. Aspetta, scusami, c'era Voltron. Poi in quel periodo là che altro c'era? Che altro robot che si assemblava, che metteva altri pezzi. Gig robot. No, aspetta, quello là che si. Che ci arrivano tutti i pezzi. Mo mi sfugge. Gig robot d'acciaio. Ah, bravo. Alla parte spaziale. Tarluccio, sale e pepe, vieni a me. Ufo robot, brava. Poi c'era Ufo robot, poi c'era brava, Mazinga, mamma mia. Si vede che mi sto facendo vecchiarello. Che poi questi programmi qui, questi cartoni animati qui, le passavano su Odeon TV, questi canali qua, network, diciamo, ma anche sulle reti Mediaset, anzi Fininvest all'epoca.
si chiama Fininvest, gruppo Fininvest. Ce vi lascio induire. Monage. Bravo Odeon, sì. Junior TV, mi pare che della è venuto a cavallo fra il 93 e il 95 più o meno, quel periodo là è nata Junior TV. No, mi sono sbagliato, era prima, molto prima. Si parla, mi sa, 91-92, sì, 91-92, Junior TV. C'era un programma all'epoca che faceva, mi pare, durante la mattina, durante il primo pomeriggio, l'orario di Bim Bum Bam, era Junior TV, faceva una sigla che faceva via, lontana da qui. Junior TV, fini anni 80, e vabbè, fini 80, anni 80 si intende 89, 88-89. Aspetta, ma mi sa 89, sì, quel periodo là più o meno dovrebbe essere. E quelli poi Odeon TV, cosa, comunque le reti private all'epoca proliferavano. Qua per esempio avevamo Telecapri, che era un emittente così, la 7 non me la ricordo, mi ricordo però di Music Television, che all'inizio si chiamava proprio Music Television e poi dopo l'hanno abbreviata, dopo qualche anno, su MPTV. Oh Kaiman, grazie ancora per essere passato in Lives, poi faccio un saltino pure da te, così poi dopo alle 19 vado a trovare pure un po' pure Fernbus e cerco di passare un po' in tutti i canali degli amici. E ieri sera mi sono messo come al solito in multiscreen, infatti stavo da Drift, insieme stavo, sono stato anche mentre stavo con, insieme a Fanbus 08, insomma ho cercato di ogni tanto giravo un pochettino e cercavo di partecipare un po' a tutte le live. Quindi se vedete che magari non interagisco sempre con voi in chat, anche se entro nelle vostre live, vi chiedo anticipatamente scusa, ma sappiate che magari sto dando una mano anche ad altri amici a far prendere l'affiliazione a Twitch, così come mi ha dato una mano il mitico Fernbus quando è stato a suo tempo, e quindi ci si diamo una mano. Grazie ancora Kaiman, poi ti rifaccio il suo di uscita e ci becchiamo dopo, dai, grande Kaiman. Duri, anzi Lori. Kaiman, Lori. Ok, oh, queste sono fatte le due. Allora, mo abbiamo finito qua l'ultima salsiccia. E poi andiamo a dormire là. Ah, ma qua. Ah, ma. Aia. Aspetta, beh, questo me lo metto. Metto qua. Ah. Siamo temporaneamente qua all'urmo, io direi di andare a dormire, siamo a cucca qua e facciamo venire il giorno dopo.
Occappa. Allora andiamo subito a vendere. Andiamo a fare un paragone su quanto ci pagano al ristorante le salsicce standard e quelle invece che abbiamo, diciamo, le salsicce gourmet che abbiamo creato con le uova. So now I will go sell the sausages to the restaurant and I will try and see how much and if I will earn extra money from the sausages gourmet versus the standard. So the gourmet are make it with the eggs into the sausages, and the standard is without. Alors maintenant on va voir au restaurant combien nous allons gagner d'extra avec les saucisses gourmet par rapport à celle-là standard, les classiques. Ok, andiamo a fare la consegna. Segna, sta arrivando poche salsicce e salsiccia. Oppla, pof. Oppala. Ringrazio ancora il mitico Cayman 850 per essere passato il Lives. E noi qui a breve ci accingiamo a concludere questa bella live, dove finalmente sulla branch ci paga qualcosa in più. Allora andiamo a vedere. 15 ci pagano, in effetti ci pagano 10 euro in più per ogni salsiccia uova. Ok, quindi 600 e sì, 40, quindi 10 euro in più. E se noi vendiamo un uovo, forse sì, ottimo. Poi nel nostro prossimo appuntamento faremo un altro esperimento. Allora adesso però andiamo a mungere prima le mucche, andiamo a mungere le nostre mucche e poi dopo andiamo a vedere un pochettino. Ok, allora andiamo a vedere un attimino. Prima di tutto, prima di andare di chiudere la live, facciamo anche qualche saltello qua. 179, ok, abbiamo riempito. Perfetto. Allora, mo ci facciamo una bella mungitura. Quella cosa lì. Mungitura, allora qua ci sta 28, quindi ce la facciamo. Allora questa è donna Sofì, permettete, venite con me. Voi permettete, no? Allora, ecco qua adesso. Ok, vediamo un po' se riempie qualcosa. Oh, qua ce n'è ancora altri due. Ok, grazie, molto gentile. Buona giornata anche a voi.
Anche a te, famiglia. Qui. Si è bloccata. Ecco qua. Grazie, cara, molto gentile. Totò, no. Titina, venite un attimo, non vedete niente. Anche lei è gravida, a quanto pare. No, mi sa che è cucciola Titino, eh? Sì. O forse significa che è gravida. Grazie, cara, molto gentile. Ok, ne manca una. Dov'è? Dove si è andata a imboscare? Lei l'ho munta. Oh, ma questo è un altro. Caspito. Totò, no, no, Totò è... il principe non si tocca. Titi, manca Anna Sofì, ma sta là Anna Sofì. Sì, vediamo un attimo, mi sono completamente dimenticato, mamma mia. Comunque ho notato che le mucche sanno entrare e uscire dalle porte. No, allora lei è stata munta, ok, quindi Totò, ovviamente il principe, mi sa che proprio Anna Sofì, forse l'altra vitella, l'altra mucca, vediamo un po'. No, ok, grazie, scusate. Allora andiamo a prendere sta di qua, oppla. Ah, è Tina, è giusto, Tina Pica. Tina, Taina. E infatti. Ok. Grazie mille, 28, ok. Adesso... Allora, vediamo un attimo chi è in live, così a fine live gli facciamo il raid. Allora, ah, c'è Chiara. Ok, allora. Lo facciamo in ultimo, iniziamo a fare... a fare la iniziamo ci, inizi... ci accingiamo a concludere questa diretta. Io ringrazio come sempre tutti quanti voi che siete passati a farmi compagnia, ringrazio Fernbus 08 per il supporto, ringrazio Kaiman per essere passato in live, Johnny Muratore, ringrazio i Piani Gaming per essere passato in live, e adesso mandiamo un'altra volta lo spot di I Piani Bio, azienda agricola bio. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio, mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. Ok, allora approfitto come sempre per ringraziare tutti quanti voi che mi avete tenuto compagnia in questa live. L'appuntamento è per la settimana prossima, sempre la solita ora. Opla. Sempre qui naturalmente su Ranch Simulator.
E poi se siete interessati ad acquistare questo gioco o altri giochi scontati e giochi in multipiattaforma scontati fino al 70% nella descrizione dei video, sia qui su Twitch che su YouTube, troverete ovviamente i link appunto del sito internet, e poi troverete anche i link per seguire i miei canali social, che sono YouTube, Facebook, Instagram e naturalmente anche Twitch. Questo video sarà disponibile su YouTube venerdì alle 12. Per voi che state guardando questo video in replica qui su Twitch, non lasciate il canale perché continua la programmazione. Per voi che invece state guardando questo video in diretta, vi chiedo la gentilezza di attendere, perché al termine della live faremo il raid ad un canale amico. Allora io vi ringrazio un'altra volta, mi auguro di avervi fatta della buona compagnia. Per voi che state guardando questo video in replica qui su Twitch, e mi auguro di avervi fatto passare qualche ora in maniera abbastanza divertente o rilassata. Grazie ancora a tutti. Opla. E adesso andiamo avanti con i saluti multilingua, e poi al termine ecco, facciamo questo raid al canale, a quest'altro canale Twitch. And so, thank you so much everyone for watching this long live streaming. Thank you so much, so much. And I hope you have enjoyed my content with this so wild and crazy content of today. Our appointment is for next week. You can watch this video on YouTube. You can find this video on YouTube on Friday. If you are watching this video on rerun here on Twitch, please don't leave the channel. You can watch the continuation of the programmation. Thank you. And if you are watching this video in live streaming, please don't leave the channel. I will do. Opla, che volo ho fatto. Fly. I will do a write to a friend, another streamer friend. So thank you so much again. Please stand by. Ok, i piani. Grazie ancora per essere passato il Lives. E ci becchiamo alle prossime. Comunque, i tuoi consigli qua con le mucche hanno funzionato. So thank you so much again. If you want to buy some original bio food, genuine and so in the Italian food, you can visit the site, internet site www.ipianigaming.it. And you can buy some extraordinary food, original bio. Thank you so much. Grazie, i piani. Grazie per essere passato là. E allora, merci beaucoup a tous pour m'avoir fait de la très bonne compagnie dans cette directe folle. Merci beaucoup, naturellement, pour votre patience. Le rendez-vous avec Ranch Simulator, c'est pour la semaine prochaine. Si vous êtes intéressé à acheter ce jeu, autre jeu à prix réduit, vous allez trouver dans la description des vidéos, soit ici sur Twitch que sur YouTube, vous allez trouver naturellement les liens pour acheter les jeux, donc le site internet, les jeux à prix réduit, multiplateforme, à prix
après gratuit jusqu'à moins 70%. Puis vous allez trouver le lien de mes canaux social media que sont YouTube, Facebook, Instagram et naturellement. Vai, vai, piano, vai tranquillo, vai. Oh, basta, c'è nei sound alert. Nell'ultima sezione ci sta. Sta scritto. Aspetta, ora lo metto io. Eccolo qua. Vai con lo spot. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio. Mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. Voilà, et alors je profite pour vous remercier une autre fois. Merci beaucoup pour votre compagnie dans cette directe spéciale. Notre rendez-vous c'est pour la semaine prochaine, mercredi prochain, toujours à la même heure. Le rendez-vous avec Ranch Simulator. Si vous êtes intéressé à acheter ce jeu, votre jeu à prix réduit jusqu'à moins 70%, vous allez trouver dans la description des vidéos, soit ici sur Twitch que sur YouTube, le site internet pour acheter les jeux et les liens pour visiter mes canaux social media que sont YouTube, Facebook, Instagram et naturellement Twitch. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo en réplique ici sur le canal, je vous prie de ne pas quitter la vidéo. La programmation du canal va continuer. Vous allez regarder la continuation de la programmation. J'espère que je vous ai fait de la très bonne compagnie. Le rendez-vous, c'est pour la semaine prochaine, pour mercredi. Vous pouvez regarder cette vidéo en réplique sur YouTube le vendredi à midi. S'il vous plaît, ne quittez pas la directe. E allora, per voi che state guardando questo video, approfitto quindi per preparare il raid. Allora, vediamo un po'. Io direi di farlo a Wopparan. Allora, c'è Wopparan, che è un altro bravissimo streamer che porta farming. Vi invito a grazie piani, grazie. Allora facciamo così, c'è Cayman, facciamo un attimo a Cayman, eccolo qua. E allora avviato il raid, quindi l'appuntamento è per la settimana prossima. Io vi ringrazio tutti, vi ringrazio, thank you so much everyone, merci beaucoup à tous e state buone.